Abbiamo in collegamento il maestro Ugo Nespolo, buongiorno. Buongiorno. Questa settimana Rete Economy dedica un'intera programmazione al tema dell'arte e non potevamo che chiudere almeno la nostra settimana col venerdì chiamando un maestro d'arte, un artista, e vi ringraziamo per essere in collegamento. La prima domanda che volevamo porle è questa: quali elementi concorrono, secondo lei, a dare valore a un'opera d'arte? Ma gli elementi naturalmente sono tanti, si capisce che, come si sa oggi, l'arte, tutto quello che chiamiamo il sistema dell'arte è un sistema che ha come fulcro centrale l'economia in qualche maniera, perché esiste quel famoso assioma che dice ciò che costa vale e ciò che vale costa. Quindi la gente, chi compra arte, nel nostro paese fa un po' più fatica che in altri luoghi perché non può poi dedurre questa spesa. O metterla tra le spese, come succede per esempio negli Stati Uniti, eccetera. Comunque il valore viene determinato dal curriculum dell'artista, dalla galleria che lo porta, dai critici che hanno scritto, cioè da un sistema complesso di elementi che fanno sì che appunto il prestigio dell'artista abbia da fare molto con la sua visibilità, la conoscenza del suo nome e appunto l'importanza delle mostre pubbliche, per esempio. Questi sono alcuni degli elementi. Certo, ma a suo avviso il mercato quindi va visto come un alleato o c'è il rischio che possa fagocitare l'arte e l'artista? Il mercato, c'è quel rischio che dice lei, il mercato non è tutto, perché come si è già visto, ricordo che c'era un signore tedesco, un dottore che si chiamava Willy Bonger, che aveva stilato le regole per investire bene in arte, che sarebbero state, secondo lui, fatte parafrasando un po' il sistema borsistico, cioè mettendo degli elementi fissi, quali appunto quelli che ho accennato, ma quantificandoli, eccetera, per cui tu avresti dovuto comprare le opere per via di quelle regole. In realtà poi è stato che, non è stato così, o perlomeno non è stato così per tutti gli artisti. È già Certo. successo che artisti famosi si sono poi scordati sono stati scordati durante il tempo, o artisti che sono stati pagati molto. Molto, cioè, è cambiando il loro valore che la gente si trova poi delle opere che valgono meno. Io suggerisco di essere sempre molto attenti, molto cauti e non comprare solo ciò che viene detto di comprare. Bisogna anche avere un po', diciamo, intanto comprare perché una cosa ti piace, perché comprare solo per investimento è un rischio troppo grosso, lo può fare solo qualche E specialista. quindi essere anche dei critici, come Senza essere investitori. dei critici, rischiare un po' nel senso di dire, facendo naturalmente, avendo un minimo di conoscenze, eccetera, comprare anche quella cosa di cui non sai se poi il valore resterà, aumenterà o diminuirà. Nessuno lo sa, potremmo citare centinaia di esempi di opere appunto strapagate oppure di opere comprate per nulla e poi salite. Quindi il mercato è una specie di roulette in qualche modo, no? Ci sono delle indicazioni, c'è anche chi dice che conosce il sistema per vincere sempre la roulette, ma purtroppo non è così. Grazie, grazie di questo. Ancora due domande velocissime. Prego. La prima è un progetto, so che si sta occupando di un progetto sperimentale, Italian Train Experience, Sì. che riguarda i viaggiatori, ma non solo, riguarda anche la valorizzazione delle città e dei beni, non solo delle grandi città, anche qui una mossa un po' alternativa. Sì, guardi, l'idea è nata semplicemente pensando, dicendo l'Italia è ricca di quello che sappiamo, una percentuale altissima di opere d'arte, ma non solo. Però il vero valore dell'Italia, oltre alle grandi città che conosciamo, quelle di turismo internazionale, eccetera, è la provincia che è molto ricca. Quindi il discorso è nato con le ferrovie dello Stato, ma i treni vanno in tutte le città, ci sono 2100 stazioni in Italia, anche diciamo minori. No, quelle che hanno meno di 3 milioni di visitatori l'anno, eccetera. Certo, dove si cambia a volte, insomma, si Eccetera. ha Tu, del per esempio, non tempo a so, noi abbiamo disposizione. messo in atto questo percorso sperimentale che da Torino Porta Susa va all'Expo di Milano, a Rofiera, passando attraverso delle cittadine che a sentire nel nome uno direbbe, boh, ma che ci vado a fare? Chivasso, Santhià, Trecate, Magenta. Le assicuro che se uno va a Magenta e ha le indicazioni giuste, si passa una giornata meravigliosa perché a pochi chilometri ha la Certosa di Pavia, il Parco del Ticino, ristoranti particolari, curiosità, eccetera, eccetera. Una fabbrica dove durante la guerra gli operai hanno nascosto i proprietari in un alloggio segreto che ora è visitabile. Cos'è?
cose particolari, insomma, ecco. Benissimo, quindi un museo a cielo aperto che la nostra Italia ci offre. L'ultima domanda, in realtà è una notizia. Oggi lei donerà a Torino, al sindaco di Torino Fassino, una cover particolare che richiama anche il tema di Expo. Ci può raccontare qualcosa? Intanto noi la mostriamo. Abbiamo a Torino questa rivista molto bella, molto ben fatta, che va avanti da anni, si chiama Torino Magazine, della quale ho fatto la copertina speciale per l'Expo, e che naturalmente mette insieme, ed è un sogno un po' anche del mio amico sindaco Piero Fassino, fare di Torino un polo che ha da fare con l'Expo, data la distanza ormai ridottissima e la velocità di raggiungimento con i treni veloci, eccetera. Quindi Torino, e con la valorizzazione che Torino è stata capace di fare nelle strutture museali e nell'offerta culturale che c'è, questa rivista mette un po' insieme tutto questo, e io ho cercato di sintetizzarla in una copertina. Oggi doneremo a sindaco Fassino una riproduzione su tela simbolica di questo connubio che non è solo mentale o ideale, ma è reale, insomma. Benissimo, con quale tecnica l'ha realizzata? Questa è stata, diciamo, questa tela è stata stampata con plotterata, diciamo, ma su tela con una tecnica speciale, le assicuro che è un effetto quasi di pittura. Io l'ho realizzata naturalmente i primi bozzetti disegnandoli, dipingendoli, certo, ma poi questa tela è fatta con questa tecnica, insomma, è la riproduzione di questa pagina. Complimenti, l'abbiamo anche vista. Allora grazie per la sua partecipazione, a presto. Grazie a lei, buona giornata, arrivederla.